Yeah, bro. Terrific, and we're looking forward to it. Allora, lì c'è tipo il nostro volo che non so se si riesce a leggere. Saluta Nicola. Ciao ragazzi. Arrivati a Londra. Qui, oh, si fa la cronaca, si fa storia qua. No, così possono andare via? Sì. Amici di Backdoor Podcast, siamo qui a Londra per questa 3 giorni dell'NBA London Games, la prima attività di questo pomeriggio, però perché proprio Londra? L'abbiamo chiesto ad un amico, un grandissimo appassionato di basket, penna di baschettissimo e ultimo uomo, Ennio Terrasi Borghesan. Ecco la sua risposta. Ma diciamo che l'NBA a Londra rappresenta una perfetta unione di più cose. La vicinanza, perché alla fine pensarci in questi termini può sembrare strano, ma Londra effettivamente è un polo europeo relativamente vicino agli Stati Uniti. Ci sono città europee più vicine di Londra, ma non connesse quanto lo è Londra. Giornalmente partono decine di voli in America. La lingua in comune è un aspetto sicuramente importante, è abbastanza raggiungibile da tutto il resto d'Europa, quindi comunque tutti i tifosi europei che ci saranno giovedì sera possono arrivare facilmente con l'aereo, come esattamente per esempio siamo arrivati noi. Prima giornata da insider dell'NBA. L'NBA ha preparato una serie di tappe in preparazione alla partita di giovedì. Oggi c'era una partita tra i bambini, New York, Washington sempre, con degli special coach, diciamo. Special coach, special assistant coach del livello di Karen Butler, la Tras Prewell, Elena delle donne. Seconda giornata di preparazione all'NBA London Games e siamo qui a Piccolissimo. La nostra giornata parte qua dopo un'abbondante colazione. Tra meno di un'ora, no, 2 ore, abbiamo l'incontro con i Washington Wizards e i New York Knicks. Per la cosa più importante, oggi incontriamo i giocatori. Sessione di allenamento dei Washington Wizards. Tra l'altro ho sorriso a quella che probabilmente era la social media manager dell'NBA mentre stava filmando, quindi se mi vedete sorridere nel filmato dell'NBA sono io. Sì, e vi rifaccio tutti le autografiche che voglio. E Brady Bill mi ha fatto lo studio. Ah. Cos'è? Si inizia a bloggare e stai zitto? Ma non è che sto zitto, se vuoi te lo dico. Dai. Ma te lo dico veramente. Tanto bene. Lo metto in video poi. Lo metti in video questa sì. Cosa qui? No, perché se me lo dici vuol dire che non lo metti in video. Allora, ultima giornata qui a Londra. Stasera c'è la partita del NBA London Game. Comunque, questa qui non l'ho ancora fatta vedere, ma era la nostra stanza. Qua c'è la sala.
7 gennaio 2019, Washington Wizards, New York Knicks, la nostra prima partita NBA. La nostra prima partita NBA, sono contentissimo e eccitatissimo solo all'idea, sarà un giorno che entrerà nella storia, almeno dal punto di vista privato sicuramente. Adesso vi portiamo dentro il nostro percorso. Sì, no, da, ci vedrà tutto fermato. Da Old Gay Street fino a Lotte Arena. L'arena è veramente un labirinto. Ma è come se fosse un mega centro commerciale. Cioè, arrese in bello. Sì. Ragazzi, amici di Backdoor, Mario, Nicolò, si chiude la nostra prima esperienza NBA dalla O2 Arena e scusate, sto parlando lentamente, ma veramente non si fatica a contenere l'emozione, sia per quanto riguarda le interviste che adesso siamo riusciti a prendere tanti giocatori e faccio un grande applauso a Nicolò perché è riuscito nella ressa, grazie, nella calca che vedrete a farsi valere. Diciamo che c'è stata anche una grande coordinazione tra me e te. Cosa che. Sì, mica tanto perché all'inizio avevo dimenticato la memory, ho dovuto fare una corsa in sala. Quelle sono piccolezze. Quel prodotto c'è. Sono dietro le quinte. Dietro le quinte ci sta. È finita un'avventura. Purtroppo, come tutte le belle storie, devono finire. È stata una tre giorni fantastica, Mario. Non so per te, al di là della partita che poi è stata la ciliegina sulla torta, ma secondo me, come dicono i più grandi poeti, comunque come si dice generalmente, tanto l'avventura l'ha fatto il percorso, non tanto il traguardo che poi è noi qua con l'Occhio Arena completamente sgombra con le mani di Backdoor Podcast in mano. Allora, dissento in parte, nel senso che è tutto molto bello, però oltre al percorso c'è stata una bellissima conclusione. In che senso? L'NBA, venendo a Londra, ha avuto da sempre il primo obiettivo di voler trasportare l'esperienza NBA, quindi tutto ciò che riguarda l'NBA, non solo la partita, ma l'atmosfera di una partita NBA qui in Europa. E io vedendo queste partite dalla televisione lo vedevo sempre come un semplice payoff, giusto per invogliare, una trovata pubblicitaria. Venendo qui, assistendo alla partita dalla tribuna stampa, mi sono reso conto che tutte quelle cose a cui non davo importanza in televisione, anche un semplice incitamento al defense o la mascotte dei Washington Wizards che si mette a ballare in campo, o la musica durante le azioni o diciamo i tifosi durante l'intervallo, i time out, e sono riuscito a coinvolgermi, cioè ho capito davvero cosa vuol dire vivere l'atmosfera di una partita NBA. Ho capito una volta di più perché questa lega ha qualcosa di speciale, qualcosa di diverso che riesce a comunicarlo nel migliore dei modi. E poi la cosa assurda è che in America, cioè pensa che in America questa cosa qui la fanno quotidianamente. È la norma. Per non parlare della ressa, della calca per prendere i giocatori negli ad alla fine partita. Questo, guarda, dico la verità, da una parte mi ha un po' spaventato, ma poi sai cosa ti dico? Se riesci a nuotare come gli altri, come altri squali, diventi anche tu uno squalo. Comunque riesci a capire anche te come muoverti. Grazie anche all'aiuto di Alberto Prestileo, che ringraziamo tantissimo, a Ennio Terrasi, tutto speciale, a tutti quelli che ci hanno fatto compagnia, Passione Basket USA, anche Jacopo di NBA Religion. Quindi Luca Mazzella di Overtime, Gianluca Gazzoli, che anche nel suo piccolo ci ha regalato qualche sorriso, ci ha anche regalato qualche perla di saggezza. E nulla, che altro dirvi, vi ringraziamo per chi ci sostiene, per chi ci
ci scrive anche per semplice curiosità, qualsiasi cosa, a noi fa veramente tanto piacere. Si finisce un'avventura e noi e andiamo a lavorare, perché devo finire di montare il video e poi domani dobbiamo tornare a Milano. Esatto, ciao ragazzi, alla prossima. Un saluto dalla Utsu Arena. Vai. Ciao! Questo è quello che succede. Stanno smontando anche il maxi schermo col tabellone dei punteggi.